Bene, allora la prossima persona che vado a presentarvi è un operatore Mentor Teaching Assistant in the Reconnection, non devo sbagliare la parola. Fa parte del ristretto staff e collabora strettamente con Eric Pearl in tutto il mondo durante i suoi corsi, nei quali insegna a percepire la frequenza e come agevolare Reconnective Healing. Inoltre è oggi è mentore e persona unica in riferimento, quindi qualsiasi cosa cercate di Eric Pearl troverete quest'altra persona che vi potrà sempre aiutare in qualsiasi momento in Italia e diciamo qui nella zona comunque vicino. È presidente della Reconnective Academy Italia e organizzatore di corsi di livello 1-2 di Milano tenuti da Eric Pearl. Molto importante, abbiamo la fortuna di averlo qui oggi, però lui si fermerà ancora 2 giorni, domani e dopodomani. Nel caso vogliate approfittare di questa occasione per avere una sessione o informarvi per quanto riguarda i suoi corsi. Dato i corsi si terranno prossimamente qui vicino al congresso MH Congress ad Assago dal 28 di aprile al 2 di maggio. Quindi avete la possibilità di parlargli, di chiedere anche una sessione in questi 2 giorni e eventualmente anche per chiedere questi corsi di potervi iscrivere. Abbiamo nella nostra libreria 2 libri, faccio vedere. Facciamo così. Allora, Solomon Speak on Reconnection Your Life. Guarisci gli altri e guarisci te stesso. Inoltre abbiamo anche un CD con l'essenza della guarigione, questi sempre li potete trovare alla libreria Velti qui fuori. Benissimo, vado allora a chiamare su questo palco, vi chiedo un grande applauso per Guglielmo Poli. Grazie. Torno alla fine perché non me lo sono mica meritato fino adesso. Vi va bene se rimango qui sotto? Perché io sono abituato a stare giù, non mi piace stare sul palco. Mi vedete? Sono abbastanza grande? Devo dimagrire. Allora, innanzitutto, buongiorno e grazie di cuore perché io sono onorato di essere ospite qui, ringrazio Slavi personalmente che mi ha invitato e ringrazio il Centro Intuizia che è un punto di riferimento sicuramente non solo nella zona ma anche diciamo molto di più di quello che è il Ticino. Io sono venuto qui e ho visto quello che era il programma, ho visto quello che era il titolo, ho visto che era un convegno di parapsicologia e mi sono chiesto ma cosa dico io a un convegno di parapsicologia? Perché mi occupo di tutt'altro, io mi occupo di qualcosa che è relativo alla nostra consapevolezza, alla nostra coscienza, come ha appena ben finito in maniera veramente egregia di spiegare la dottoressa Poli, che per inciso, tutti me lo chiedono, spattiamo questo mito, non è mia sorella, ecco, ok, ci siamo incontrati per la prima volta qui, ben onorato di esserlo, ma non lo è. E quindi mi sono soffermato a tentare di capire che cosa potessi effettivamente dire. E lo spunto veramente mi è venuto proprio dalla parola. Parapsicologia, no? C'è questo suffisso, para, qualcosa di diverso, qualcosa di alternativo, qualcosa di laterale, qualcosa proprio che sta di fronte, come se fosse uno specchio, e che quindi le due cose con la psicologia avesse in realtà poco a che fare. E mi sono ricordato di quando la gente viene a ricevere delle sessioni e dice sì perché questa è un'energia sovrannaturale. Eh sì, perché questa è una cosa straordinaria. E mi sono reso conto, proprio è stato un mio insight, una mia, come si può dire, presa di coscienza, che generalmente quando non capiamo qualcosa ci mettiamo dei suffissi davanti, no? E proprio il grande messaggio che secondo me è quello della Reconnective Healing è il fatto che chiunque
può accedere a questo spettro di energia, luce e informazioni. E quindi non c'è nulla di straordinario, è ordinario, è qualcosa che chiunque può fare. Non c'è nulla di paranormale, ok? Anche perché molto spesso, quando iniziamo a mettere queste parole, si ingenera in noi un senso di diffidenza, un senso di paura, un senso di mancanza di coscienza effettivamente di quello che sono tutte queste pratiche, no? Quante volte, voi ovviamente sarete tutti appassionati della materia, ma vi è capitato di condividere con qualcuno che casomai non ne sapeva niente e dice no, queste cose mi fanno paura, questo è paranormale. Ragioniamo però per pure categorie filosofiche. Può accadere qualcosa di sovrannaturale in questa realtà? No. Non può accadere perché tutto ciò che accade è naturale. Se poi noi non ci arriviamo con la nostra razionalità, con la nostra mente razionale, non ci arriviamo con quello che è, diciamo, il nostro sistema logico-razionale, sono problemi nostri. Non è un problema della cosa in sé. E quante volte è capitato nella storia dell'uomo che grandi evoluzioni venissero bloccate proprio da questa paura e che ci iniziasse da lì una dicotomia tra bene e male, buono e cattivo? Vi faccio un esempio veramente stupido, ma reale. Mia nonna abitava nella campagna bolognese, no? E aveva una sua, poi a sua volta mamma e nonna, che quando iniziarono a costruire la ferrovia, dicevano che il treno era lo strumento del demonio. Il treno! Che se non ci fosse stato io sarei ancora a Roma probabilmente a quest'ora, perché ieri ero a Roma, ieri sera ero a Crema a registrare una puntata per una trasmissione e di notte sono arrivato qua. No? E quindi quello che non conosciamo generalmente ci fa paura. Quello che non conosciamo generalmente ci viene detto sì, è cattivo. Generalmente viene creato una settorialità, una dualità, no? Tra quello che effettivamente è nella realtà una cosa, che poi si dimostra nel tempo, con la presa di consapevolezza, con la presa di coscienza, essere qualcosa di totalmente normale. Immaginate voi una persona che entra in questa stanza e che decide, cliccando, no, su un interruttore, di accendere la luce. Provatela a far vedere a un uomo che è vissuto anche solo nel 1600. Hai fatto una magia, hai fatto qualcosa di sovrannaturale. Tu sei il figlio del demonio, perché, oh, mica è normale far splendere il sole di notte. E quindi che cosa succede? Ogni volta che capita un evento che non riusciamo con la nostra cultura, col nostro, diciamo, cervello razionale a comprendere, questo viene subito tacciato o di cialtroneria o di un'altra, diciamo, altri epiteti che effettivamente non hanno ragion d'essere, perché se siamo qui, siamo venuti qui per imparare, non siamo venuti qui già imparati, come si dice a Roma, ok? E quindi stiamo in ascolto, cominciamo a osservare, cominciamo ad avere veramente un pensiero olistico, non duale, e cominciamo a osservare ogni evento come qualcosa che sia effettivamente qualcosa che ci arricchisce. Che sia un evento sul momento difficile, struggente, che percepiamo in maniera dolorosa, eccetera, è una nostra emozione e va benissimo che ci sia. Però poi vediamo anche qual è il disegno più grande, perché anche se sembrano parole facili, sembrano frasi fatte, c'è sempre. E io questo l'ho imparato proprio accogliendo dentro la mia vita la filosofia della Reconnecting Healing. Che cos'è questa Reconnecting Healing? Reconnecting Healing è un insieme di frequenze, di energia, luce e informazioni che sono sotto questa forma, proprio per un motivo evolutivo, per la prima volta sul pianeta, quindi ricomprendono una serie di frequenze che erano già presenti, più una serie di frequenze evolutive. Che cosa fanno queste frequenze? Vengo subito al nocciolo della questione, perché è, diciamo, quello che interessa alla maggior parte delle persone. Che effetto producono queste frequenze, l'esposizione a queste frequenze, nelle sessioni di Reconnecting Healing e di The Reconnection? E poi vi andrò a spiegare la differenza tra le due. Un effetto solo.
ritorno all'ordine. Il famoso fenomeno di entropia negativa, che è stato osservato da William Stiller, professore emerito di Stanford University, durante le sperimentazioni che ha fatto proprio sulla reconnective hearing. Quindi è andato a osservare queste frequenze, è andato a osservare l'interazione tra queste frequenze e il campo della persona che stava ricevendo, e ha osservato una cosa molto interessante, che il fenomeno di entropia negativa si manifestava non solo nella persona che riceveva, ma anche nella persona che eseguiva. È come se fossero entrambi in questa bolla di coscienza, di consapevolezza, che ha come natura produrre questo effetto. Vi spiego meglio questo effetto. Che cos'è l'entropia, innanzitutto? L'entropia possiamo dire, banalizzandolo un pochino, che è il normale accadimento per cui dall'ordine tutto degrada al caos, se non si mette energia in un sistema. Pensate anche solo alla mia camera d'albergo, che me la danno bella, pulita e precisa ogni mattina, vi assicuro che il giorno dopo non è come me l'hanno data. C'è un bel casino. O la cameretta dei vostri figli, dei vostri bambini, dei vostri nipotini. Ok? Pensiamo anche solo al nostro corpo. Ok? Che cosa succede al nostro corpo? Se non gli mettiamo energia, se non mangiamo, io entro 20 giorni probabilmente ho perso le mie funzioni vitali. Facciamo 30. Ok? Ok? E quindi che è esattamente una regola matematica, per cui tutto dall'ordine nel tempo degrada al caos. Questo fa la cosa negativa, che scientificamente di solito è una cosa positiva, infatti quando andate a ritirare l'analisi, negativo, 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 dice ok, sto bene. Ok? Dal caos rigenera l'ordine. Ma attenzione, quale ordine e a quale livello? Il tuo ordine personale a livello energetico. E attenzione che il tuo ordine personale non è necessariamente quello che pensavi fosse quello che pensavi della tua immagine che avevi di te stesso. Perché? Perché a volte capita qualcosa di interessante. Noi viaggiamo con delle maschere, pensiamo di dover essere in un determinato modo, pensiamo di dover avere determinati comportamenti, pensiamo che per essere giusti dobbiamo mettere in atto qualche azione, oppure avere un determinato tipo di carattere, un determinato tipo di modalità, un determinato tipo anche di fisico. E non ti porta reconnective healing lì dove necessariamente vuoi, ma ti porta a quell'ordine che è quello corretto per te. Il tuo ordine intrinseco, potremmo dire. Ok, il tuo ordine potenziale, abbiamo parlato prima di potenziali, e quello che fa le connective healing è proprio esaltare il tuo vero potenziale umano. Quindi non necessariamente quando sei figlio di due avvocati diventare avvocato, che anche quella è una regola matematica in Italia, non è che si scappa. Essere libero di esprimere te stesso, essere libero di esprimere la tua vera personalità, essere libero di esprimere la tua fisicità, i tuoi gusti, i tuoi talenti. In quell'ordine ti riporta le connettività. Per cui queste frequenze fanno una cosa sola, riportano all'ordine. Ah, ma però ho sentito parlare tante volte anche di guarigioni fisiche, di grande benessere a livello mentale, ho sentito parlare tante volte di questo fatto che effettivamente una persona è venuta per un motivo e poi è successo esattamente quello che voleva lui. Benissimo, ma sempre per la massima correttezza, perché come si analizzava prima, la cosa importante in quest'ambito è avere una comunicazione corretta. Dire esattamente alle persone che vengono a sottoporsi a queste cose che cosa succede in loro, ok? Senza promesse, senza garanzie, ma semplicemente dando loro la filosofia, l'apertura, la consapevolezza di potersi aprire al campo di tutte le possibilità e lasciare a quel punto l'universo decidere per loro. Però quell'universo che decide per loro ad un determinato livello non è proprio l'universo, ma sei tu. Tu ad un altro livello, a un livello più profondo, a un livello che non è la vocina che hai nella testa, ok? Che
che decidi effettivamente che cosa capiterà dopo una sessione di connectivity. L'aprirsi al tutto ricomprende il tutto. Che cosa può succedere allora, no? Dopo queste famose sessioni? Il tuo riequilibrio a livello energetico, poi se a cascata andrà a finire a un livello mentale e o anche, forse, a un livello fisico, questo non è, diciamo, una signoria dell'operatore andarlo a determinare. Come mai? Perché effettivamente è qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati. Non è una canalizzazione energetica, quindi non divento io un canale per diventare un tramite di queste frequenze per una persona che mi è vicino o anche lontano, perché si può fare anche a distanza. Non è un'adazione della mia energia, quindi non trasferisco per amore infinito o per qualsiasi altro motivo la mia energia alla persona che la riceve. Quindi io non ne perdo, a lei non aumenta, tutto si riequilibra. Che cosa sono allora? Ed è stata veramente illuminante la relatrice precedente. Io sono un osservatore, io sono terzo. Io tolgo il mio ego da quella che è l'equazione, chiamiamola di guarigione intesa come ritorno all'ordine, ok? Quindi non come guarigione fisica. Io mi tolgo da questa equazione e osservo. Infatti quando vedete, non so se vi è capitato un operatore di reconnectivity in azione, lo vedete con le mani che sono in ascolto. Non sta inviando, sta giocando, sta percependo. Avete mai messo, e non ditemi di no, la mano fuori dal finestrino in autostrada, casomai qua con queste belle giornate con la montagna, e avete sentito l'aria che se davate un piccolo spin verso l'alto andava su e poi andava giù? Vi è capitato? Ecco, sono troppo seri. Ecco, questo fa l'operatore dei connectivity, è un operatore consapevole. Noi sappiamo che fare le cose in maniera consapevole è diverso che farle in maniera inconsapevole. Qual è la cosa che facciamo tutti i giorni, migliaia di volte inconsapevolmente? Respirare. Siete svegli, in Italia ci mettono una mezz'ora a rispondere. Accidenti, devo venire più spesso a queste parti. Ok. Respirare, quindi siamo d'accordo che facciamo migliaia di volte un'azione che è importantissima per noi, perché altrimenti non vivremo, in maniera inconsapevole. Ma sappiamo, mantenendo questo esempio, che fare la stessa cosa in maniera consapevole cambia di molto l'effetto di quello che fa. Chi di voi ha mai fatto yoga nella vita? Quasi tutti. Che cosa vi diceva l'istruttore? Metti l'attenzione sul tuo respiro e quindi la respirazione fatta in maniera consapevole. Addirittura ci sono i pranayama. 4.000 anni fa hanno scoperto che respirare in un determinato modo determinava determinati effetti. Al contrario, saltiamo dall'altra parte del fossato, che in realtà è un fossato fasullo, perché in realtà fa solo molto comodo questa dicotomia scienza e parascienze, però in realtà tutte nascono dalla stessa curiosità dell'uomo e probabilmente il vero scienziato dovrebbe essere quello che non si ferma alla prima cosa, alla prima legge, al primo dogma, ma che effettivamente ricerca quella che è una verità, anche se poi la verità ognuno ha la propria. Bene, dall'altra parte che cosa è successo? Tutti abbiamo respirato fino al 1784 senza problemi, giusto? Se no saremmo già estinti. Ma nel 1784 che cosa hanno fatto? Hanno scoperto la molecola dell'ossigeno. Scoprendo la molecola dell'ossigeno sono andati avanti dal punto di vista logico-razionale a capire quali erano i meccanismi della respirazione, capire quanto era importante questa molecola per il nostro corpo, capire come veniva portata all'interno dei polmoni, degli alveoli, del flusso sanguigno, il ruolo del ferro, dell'emoglobina, e moltissime vite sono state salvate grazie a questo. Quindi fare le cose in maniera consapevole è diverso che farle in maniera inconsapevole. Io questa sera, durante la parte sperimentale, vi metterò in grado già di percepire le frequenze, già di utilizzarle, e avremo addirittura la possibilità poi anche di osservarle. Arriverà Daniele Bullà e vediamo quale sarà la sorpresa che
tutti voi riuscirete a vedere, io la so già. Però vediamo, sarà una grande sorpresa. L'esposizione quindi a queste frequenze può generare, facendo una reconnectivity, tutta la gamma delle possibilità, ma vi porto ancora un pochino più in profondità. Che cosa può succedere dopo una sessione di reconnectivity? Ah, esattamente quello che volevi tu. Avevi una tua idea? Benissimo. E accade esattamente quello che volevi tu. Tutti contenti, stappiamo lo champagne, dicono, ah, allora funziona, perché ci deve essere sempre un sano scetticismo, ci deve essere sempre una propria centratura. Ricordiamo che qui stiamo parlando di cose che devono portare all'equilibrio, non devono portare al fanatismo. E l'equilibrio è stare coi piedi ben piantati per terra e con la testa fra le nuvole. Quindi stare nella propria centralità, osservare anche in maniera critica, ma aprirsi effettivamente a tutto quello che ci può essere. Quindi caso 1 è molto semplice per l'operatore. Caso numero 2 è un po' più difficile, perché accade qualcosa di totalmente diverso. Totalmente diverso, parlo proprio come ambito anche di funzione della cosa, ma accade sicuramente quello che è giusto per te. Ho il caso numero 3, ed è un caso ancora più particolare, ed è filosoficamente quello che ti fa capire come ci sia un'intelligenza matematica, ok? Non è che ci sono esseri, non è che ci sono entità, non è che ci sono... è un'energia magneto-elettrica, ne ha parlato ancora bene prima la professoressa Poli. È un'energia magneto-elettrica che per sua natura fa esattamente questo ritorno all'ordine. E accade quello che volevi tu in una forma totalmente diversa da quella che pensavi che accadesse. Vi faccio un esempio pratico, ed è un esempio preparato. Io avete visto un background totalmente diverso da quello, diciamo, dei normali operatori. Sono laureato in giurisprudenza, un master in informazione, gestione e selezione di risorse umane, e direte voi, ma che ci azzecca con questa roba? Niente. Per cui questo già vi deve mettere tranquilli che effettivamente chiunque può imparare a utilizzare in brevissimo tempo le frequenze di reconnectivity, compreso io. Ok? E quindi io continuavo, mi sono avvicinato a questo mondo semplicemente perché avevo una necessità in casa, avevo una problematica che non era facilmente risolvibile, quindi cercavo qualcosa che potesse aiutare la situazione. Quindi ho fatto i miei corsi, ho poi fortunatamente ricevuto il caso A, per cui è accaduto esattamente quello che si voleva, e quello che poi è successo e che io comunque ero in grado di fare queste sessioni. Dico, vabbè, apriamo un sito che si è fatto tanto bene a questa persona, poi apriamo la possibilità anche ad altri. Ma era bruttissimo, perché me l'ero fatto da solo, ma me l'ero fatto da solo 10 anni fa, non ci sono i software fighissimi che ci sono adesso. Era in ultima pagina di Google, io vi sfido a essere andati oltre la seconda, ma proprio se c'era una cosa che vi interessava parecchio. Però, per puro caso, e se siete qui spero che la parola caso l'abbiate già depennata dal vostro vocabolario, ok, per puro caso cominciavano a chiamarmi le persone per ricevere queste sessioni. Dico, ok, proviamo. Non avevo uno studio, le facevo nel mio salotto di casa, a Roma, abitavo a Roma, finché non mi chiama questa persona. Chiama questa persona e mi fa, dottore, c'è un problema. E dico, guardi, dottore no, cioè, dottore in giurisprudenza, ma non sono un medico, è molto importante dare sempre le corrette informazioni, no? Ah, c'ho sto problema, mi brucia, c'ho un reflusso gastrico, c'ho l'ulcera, mi fa male, guarda, le ho provate tutte, voglio provare pure questa. Dico, beh, innanzitutto grazie alla fiducia, perché sei veramente carino. Però, guarda, gli spiego per filo e per segno che potrebbe accadere anche qualcosa di diverso, gli spiego per filo e per segno quello che fanno le frequenze, perché una comprensione anche di quello che stai facendo probabilmente ti aiuta a scegliere se fare o non fare questo genere di percorso, che anche in realtà è molto breve, perché di reconnective healing si fanno da 1 a 3 sessioni al massimo, di riconnessione se ne fa una nella vita in 2 giornate consecutive, per cui non è che è così impegnativo, però è impegnativo perché effettivamente produce degli effetti. Quindi mi piace sempre spiegare per filo e per segno. Fatto stare alla fine della giornata, dico, vabbè, vengo alle 5, dico, poi viene alle 5, dico, però effettivamente alle 5 ero libero, arriva, e arriva in casa mia sto soggetto. Apro la porta, il mio primo pensiero olistico santissimo è stato, ma chi mi sono portato in casa? Perché era veramente un tipo strano, era veramente un tipo anche violento nella sua maniera di fare,
cassetto tarchiato rosso. Una persona che aveva la magnifica e straordinaria dote di poter mettere a disagio chiunque avesse di fronte. Quindi questa è stata la mia prima cosa di commerce. Vabbè. Gli rispiego tutto perché avevo già visto il soggetto e lo metto su questo lettino. Eseguo una sessione di reconnecting healing che generalmente porta un senso di rilassamento, di pace, di tranquillità, di serenità. C'è poi qualcuno che dice di sentire delle voci, c'è qualcuno che sente i suoni, c'è qualcuno che vede una luce, c'è qualcuno che ha delle sinestesie anche durante quel, quindi non lo so, vede suoni. Insomma, ognuno poi ha la sua esperienza che è molto personale. Io per esempio non ho nulla di tutto ciò, ma vado in uno stato veramente che per me è il paradiso, cioè lo stato in cui la mente è spenta, non chiacchiera più. Io chiacchiero tanto, la mente chiacchiera ancora più della bocca, e io vado in quello stato e me la godo, quindi generalmente c'è questa sensazione. Eseguo questa sessione e lui niente, non si rilassa, anzi apre gli occhi ogni 5 minuti e fa: avevo finito? E dico: no, non abbiamo finito, aspetta un attimo. Alla fine finisco questa sessione, lo tiro su, lo tocco un attimo e dico: beh, allora, insomma, come va? Dice: no, no, non mi è cambiato niente, anzi mi brucia, mi fa male, eccetera. Dico: aspetta però, perché le frequenze di reconnecting lavorano, è stato osservato, e forse probabilmente lo osserveremo anche stasera, in aumento dopo la sessione per almeno 10-15 giorni, per cui tu stai sereno, vediamo che cosa succede nei prossimi giorni e sentiti libero di chiamarmi quando vuoi. Non gliel'avessi mai detto. Non l'avessi mai detto, perché effettivamente mi chiama 7-8 volte al giorno per delle mezze ore in cui le telefonate erano solo lamenti, sì perché non mi è successo niente, mi brucia, ah sì perché ti ho dato i soldi, ah sì perché tu mi avevi detto, dico no, non ti avevo detto niente. No, insomma, io non c'avevo un mentore che da telefonare di scusa, che cosa sta succedendo qua? E quindi devo dire che mi barcamenavo ascoltandolo. 3 giorni di inferno. Diceva anche: mi sono mangiato la pizza e le bruci. Dico: beh, grazie. 3 giorni di inferno. 2 giorni di silenzio totale. Voi è morto? Chissà cosa è successo? Oppure sta meglio? E allora mi fa la telefonata che sta meglio. In realtà nessuna delle due cose. Perché il terzo giorno, come fanno generalmente quelli bravi, è resuscitato. Resuscitato chiamandomi, e le parole riecheggiano ancora nella mia mente, mi fa: au, luce era non è passata. Ma mia moglie mi ha detto che, perché io dovevo dire la moglie, non è che hai presente quei 2 o 3 tic che avevo? No, figurati, non l'ho mica visti. Dice che mi sono passati, dice che ho effettivamente, diciamo, un controllo maggiore. E poi comincia una telefonata lunghissima in cui mi ha spiegato ogni frame, ogni millesimo di secondo di quei 2 giorni che aveva passato in silenzio, tra virgolette. Eh sì, perché è successo questo, quest'altro, questo è passato col rosso, mi stava a strisciare la macchina e io di solito sarei sceso, gli avrei menato, avrei fatto questo, avrei fatto quell'altro, però mi sono detto: ma alla fine non si è fatto male nessuno, e quindi può andare bene così. E poi mi strillava al telefono: ma io non sono così. Cosa stava succedendo a questa persona? Stava cambiando di consapevolezza, stava cambiando la sua coscienza, stava cambiando il fatto che lui pensava di dover essere, no? Il maschio alfa che uno ti struscia con la macchina, scendi e gli emeni. E invece lui, per sua natura, non era così. Casomai quelli erano tutti comportamenti successivi a delle problematiche che aveva avuto in passato. Quindi dove stavano andando a girare le frequenze? Non sulla panza dove voleva lui. Stava andando ad agire a livello energetico, riequilibrando e portando quello che era un nuovo ordine, anche probabilmente in una sfera un po' più pesante, un po' più grezza di quella che è l'energia pura, che può essere quella emozionale, può essere quella mentale, no? Io concludo la telefonata e dico: ok, basta, spero che sia finita qua. Ma invece, 1 mese e 10 giorni dopo, sono andato a cercare precisamente, perché anche io sono un precisino, ok? Quindi ho voluto vedere precisamente quanto tempo era passato. Mi richiama
tiro sul telefono facendomi un bel segno della croce e mi fa: ah dottor, sei un mago, guarda, né l'uno né l'altro, per cui escludiamo tutte le cose. Dico: cosa è successo? Ma sai che piano piano mi sta passando l'ulcera. Ah, voi avete tutte le menti olistiche, veramente olistiche, cosa stava succedendo? Riequilibrato quello che era, diciamo, una disarmonia, chiamiamola, quindi non malattia, malattia per i medici, noi non siamo medici, non facciamo diagnosi, non facciamo prescrizioni, non ci interessa quello che ha la persona, non agiamo in maniera specifica, non agiamo a livello fisico, se uno sta male fisicamente non va al medico. Ok, questo è molto importante da capire, anche se sta meglio dopo una sessione di Connecting In, continua ad andare al medico, quindi non si toglie i farmaci come vuole lui, fa quello che dice il medico. Per Connecting In ti apre un universo di infinite possibilità, compresa quella, come per il Signore, di ottenere quello che voleva lui, in una forma totalmente diversa da quella che l'aveva immaginato. In qualche modo possiamo dire che questa persona abbia fatto un piccolo salto quantico. È tornato a che cosa? Non è diventato Superman, non è diventato un sensitivo, non è diventato un illuminato, non è diventato un Buddha, è diventato se stesso, che forse è la cosa più bella che possiamo ricevere nel qui ed ora. Perché noi tutti abbiamo una nostra impronta, noi tutti abbiamo una nostra vera essenza. E quante volte ci capita di dire dei no invece che dovrebbero essere dei sì? O dei sì che dovrebbero essere dei no, quindi delle rinunce. Oppure io dico a una persona: sì, va bene, ti faccio sto favore, e poi nella mente penso: Madonna, adesso come faccio? Ma questo è un esempio stupido, pensatelo applicato a tutte gli ambiti della vostra vita, perché è un ragionamento veramente semplice. Io non ragionerei in termini di bene o male, perché è un giudizio comunque che arriva dalla mente, è un giudizio che arriva dallo schema, è un giudizio che arriva dal corridoio che probabilmente qualcuno ha preparato per te, per finire lì. Io giudicherei la vita con un'altra bussola. Giudicherei tutto quello che accade con questa domanda: questa cosa mi sta espandendo o questa cosa mi sta comprimendo? E vi faccio un esempio ancora più stupido: ci sono coppie di fidanzati, uno li guarda e dice: come sono carini, non litigano mai, sono tutte le loro cosine. E poi ci sono coppie che litigano, vivono di un amore struggente, vivono in maniera passionale, fanno veramente i fuochi d'artificio. E ognuno può vivere ognuna delle due situazioni, sia in compressione sia in espansione. Però molto spesso quello che capita è che la storia struggente, difficile, la conquista è quella che ti espande, quella che ti fa crescere, quella che ti porta in analisi su te stesso. Perché alla fine, per un'occhi se autonomo, conosci te stesso è veramente la base dell'essere, la base di quello che potremo provare, magari ci riuscissimo a fare qui, ok? E a volte invece una storia arida, quelli non litigano perché non hanno più niente da dirsi, hanno esaurito la loro onda, hanno esaurito quello che dovevano fare insieme e quindi sono lì come due foglie secche sullo stesso ramo e non hanno casomai il coraggio di andare a seminare da qualche altra parte. Malizioso. Ok? Questo è l'ordine. Quindi, diciamo, con queste frequenze si fanno due cose. Fino ad ora vi ho parlato di reconnective healing, quindi da una a tre sessioni al massimo, si possono fare anche a distanza, si possono fare anche sugli animali, e sì, se andate sul mio Facebook e vedete che sono lì capastrugno delle tigri, sto facendo anche quello, non cominciate subito. Vi consiglio due sorte di animali, quelli troppo grandi, per prima cosa, seconda, i pesci rossi, danno poca, veramente poca soddisfazione i pesci rossi, non è bello fare le sessioni a loro, non danno molti cambiamenti. Ok, quindi si possono fare a distanza, si possono fare anche sugli animali, si possono fare senza il consenso. Si può fare senza il consenso. Come mai si può fare senza il consenso? Perché non va a interagire con, diciamo, quello che deve essere il suo ciclo karmico.
tu stai semplicemente andando a ribilanciare la sua propria energia, ok? E un pochino tutti penso siamo nati, cresciuti in un ambiente cristiano, no? Siamo abituati che le nostre nonne, i nostri genitori andavano in chiesa, uno aveva un determinato problema e ci dicevano quando eravamo bambini, fa una pregherina per il Piero, digli quattro Ave Maria che sta male. E lo chiedevi, dico scusa Piero, ti posso fare quattro Ave Maria? Si prendeva per scemo. È lo stesso discorso, se tu vuoi fare qualcosa, fallo. Ok. Diverso è il discorso per la riconnessione. La riconnessione è questa pratica che si fa in due giorni consecutivi una sola volta nella vita. La domanda classica che viene adesso è perché una sola volta nella vita? Mi basti la risposta perché di più non serve, è più che sufficiente una volta. Ok? Dove ti riporta la riconnessione? Ha parlato sempre la dottoressa Poli, che veramente oggi mi ha fornito degli assist straordinari, di questo campo, no? Dio radiante, proprio anche della Terra, non c'è solo nella Terra, c'è anche nell'universo. Quindi ti riporta esattamente a ricollegarti a quel sistema assiatonale, dove le grandi civiltà del passato poi avevano anche costruito monumenti megalitici, per cui sapevano perfettamente dove era questo campo, e il ritorno a questo campo dove ti riporta? In realtà qual è il vantaggio? Perché anch'io leggevo su tutti i siti questa informazione delle linee assiatonali, dico bellissimo, però quali sono gli effetti? Cos'è che mi dà in più? Il ritorno profondo a quello che tu sei veramente. Immaginiamoci tutti come tesserine di un puzzle universale, un grande puzzle, in cui ognuno si interseca effettivamente in un punto, in un tempo, perché qui siamo sottoposti alle leggi di tempo e gravità. La voglia che dire non esiste. Perché se io alle 13 e un quarto non ho finito, arriva Slavi e mi dice, oh, gli dico, il tempo non esiste, ok? Sbaglio. Che poi sia illusorio è tutto un altro discorso, ma effettivamente esiste. E quindi siamo sottoposti. E poi siamo sottoposti alla gravità. Siamo pesanti. Siamo compressi. Quindi dicevamo, dove ti riporta la riconnessione? In questo puzzle in cui tu sei una tesserina, in cui ti intersechi in un solo punto, in un solo luogo, in un solo tempo, noi tutti abbiamo la responsabilità di metterci. Quello che succede, e sono sicuro che voi prima o poi nella vita l'avete fatto, prendi la tesserina e dici, ma sì, non ho tanta voglia di finire il puzzle per bene, senti, proviamo a metterla qua, e la metti da un'altra parte. E dai che prendi sta tesserina da un'altra parte, che cosa succede? Succede che sì, alla fine si incastra. Fai finta che i colori ti vadano bene, dici sì dai, c'è un senso di segno. Fai finta che le linee facciano un disegno che sia quello effettivamente che c'è sulla scatola, dici sì dai. E la lasci lì. Però quella tesserina, che cosa succedeva a quella tesserina? Che pian piano si piegava, no? Pian piano si sbeccava, perdeva dei pezzi. Perché si rompeva anche i vecchi puzzle di legno. E quando anche tu la volevi rimettere nel suo corretto posto, cosa succedeva? Che non aderiva più come prima, che eri comunque perso un pezzo. Quello che fa la riconnessione è un lavoro di restauro della tesserina e di ricollocamento, possiamo dirlo, nel suo corretto posto. E in quel corretto posto, che cosa succede? Sei libero veramente di essere te stesso. È progressivo, avviene nel tempo ed è un acceleratore della tua personale evoluzione. Noi tutti siamo arrivati per un motivo e quello è il motivo per cui siamo qui. Per cui è l'uno che si frammenta, no? E si vuole autoconoscere attraverso le infinite esperienze che possiamo fare e noi evidentemente dobbiamo fare quella lì. Ma la bussola che ti porta effettivamente a tornare ad essere quello che sei veramente è una sola. Ed è in realtà molto semplice seguirla, se non fossimo pieni di schemi a livello mentale, che è la felicità. Tu, quando stai facendo quello che effettivamente devi fare, sei felice, sei centrato, sei contento. Non ti servono né medicine né sessioni olistiche, niente. Perché sei al 100% te stesso, essere al 100% te stesso ti porta una completezza, una totalità che ti rendono assolutamente in grado di fare tutto quello che ti hanno detto che non eri in grado di fare prima.
ok? Un po' come quando si parla in cabalistica della Dame Kadmon, che non è il personaggio strambo di mistero, ma è un concetto molto importante, che è quello di uomo bianco, uomo candido, o meglio, lo traduco diversamente, l'uomo senza macchia, cioè quello che è rituale origine, la, diremmo adesso con la terminologia attuale, la tua vera immagine nella Matrix divina, quello che sei tu, punto. Tornando a essere un tutt'uno con te stesso, perché di pezzettini ne perdiamo parecchi in continuazione, hai questo percorso. Ed effettivamente non era nulla di strano, perché nel passato, proprio già citato Sant'Agostino oggi, sosteneva che la felicità fosse il luogo che Dio aveva determinato, o meglio ancora, da disegnato per te in questo momento. No? Siamo tanto bravi a fare tutte le cose del qui ed ora, hic nunc è qualcosa che è veramente antico, non è qualcosa di nuovo, non è qualcosa di new age, è qualcosa che è, c'era già e sempre ci sarà, perché è la ricerca del momento in cui l'uomo realizza se stesso. Questo fa la riconnessione. Io stasera, che ci sarà anche Daniele, porterò qui un lettino da massaggio e vedremo tutti insieme quella che è poi l'effettiva, diciamo, interazione dal punto di vista proprio strumentale delle frequenze di reconnected healing, come funzionano. Quindi salto quella che è, diciamo, la parte pratica e vi invito tutti quindi a rimanere stasera per tutti curiosi di quello che è effettivamente Reconnected Healing. Tutti possono fare la Reconnected Healing? Sì. La base proprio della teoria è quella che nessuno è speciale, perché tutti siamo speciali. E proprio per questo nessuno è speciale, perché noi viviamo tutti di una nostra unicità, di una nostra specialità. E tutti siamo effettivamente in grado di osservare. Quindi l'operatore è un osservatore, non è una tecnica, non è una canalizzazione, è un gioco. Gioco con le frequenze, ascolto le frequenze, seguo le frequenze, tiro le frequenze. E poi si vedono anche effettivamente dal punto di vista proprio pratico sulla persona che, tra virgolette, sta ricevendo, anche se in quel momento ricevono tutte e due le persone, degli effetti dal punto di vista dei piccoli movimenti che si chiamano registri, ma quelli li vediamo poi stasera senza bisogno di svelarvi ulteriori cose. Dicevamo, tutti possono imparare Reconnected Healing? Assolutamente sì, proprio per questo arriva Eric per l'ultima volta in Italia, in italiano, a tenere il livello 1 e il livello 2 dal 28 aprile al, dal 28 aprile al 2 maggio. Cosa si impara lì? Si impara a osservare le frequenze, si impara a utilizzarle, si impara anche la teoria, si impara anche la scienza con gli studi del professor Tiller, con le fotografie fatte con la GDV del professor Korotko, si impara quella che è l'arte, perché effettivamente tutto quello che ha a che fare con l'uomo è un'arte, e permettetemi una digressione, anche la medicina è un'arte, anche il medico deve essere un artista, perché deve capire perfettamente qual è il farmaco giusto per la persona e deve capire che interazione potrebbe avere. Perché, come nell'esempio di prima, io mi prendo un'aspirina e mi passa raffreddore, a quello di fianco a me non gli fa niente. A lei, per esempio, gli diluisce il sangue, è una cosa buona, perché se ha dei problemi cardiaci è buono che il suo sangue sia un po' dilatato. Casomai a lei gli fa lo stesso effetto che a lei, ed è una cosa cattiva, perché è emofiliaca, per cui gli peggiora la situazione. Ed è la stessa cosa. Cos'è la scienza? La chimica è una scienza, la medicina è un'arte. Perdonatemi questa, è proprio la comprensione, no, che si è persa di interazione, no, tra quello che è la persona che vuole essere aiutata e l'aiutante. Detto ciò, non facciamo medicina, per cui quello che facciamo noi è l'osservazione del campo, il ritorno all'equilibrio e tramite questo osservare quello che
può accadere veramente. Attenzione, ed effettivamente può accadere qualcosa di diverso. È capitato, io faccio giro per l'Italia, cambio città, cambio tre città a settimana molto spesso, ok? E a Bologna, dopo una sessione, il mio cliente scende giù, abbiamo un bel bar di quelli storici, che si va a prendere un caffè. Questa persona veniva per una problematica fisica, io gli ho spiegato che assolutamente non potevo assicurargli nulla in questo caso. Dice, vabbè, mi piace farlo, e eseguiamo questa sessione. Lì per lì non si vede una, scende, incontra il suo amico delle elementari che non aveva mai visto prima e gli dice, ma cosa sei venuto a fare qua? No, sono andato da Poli, ho fatto una roba strana, non lo so. Dice, ma perché? Che problema c'è? Gli spiega il problema. Dice, scusa, ma tu non sai che mia moglie è il primario qua? No, non lo sapevo. Scusa, vieni domani. Problema risolto. L'ho risolto io? No. Si è risolto lui? Probabilmente sì. Perché aprendosi al campo di tutte le possibilità, è esattamente questo che è successo. Ha tirato quello che era giusto per lui in quel momento, che non era la cosa sensazionale, miracolosa, eccetera, ma era esattamente quello che gli serviva in una forma totalmente diversa da quella che lui immaginava. Lui pensava di venire lì e ottenere, ma evidentemente ha sbloccato una situazione energetica e quindi adesso è lì tutto contento. E lui dà il merito alla Reconnective Healing di aver bloccato questa situazione, gli dico, può essere, non può essere. Il limitare l'ego dell'operatore in questa pratica, che non è una tecnica, l'uscire effettivamente ed essere un uscire, avete presente quei film in cui nelle strade di New York, tra i grattacieli, arriva la signora tutta impellicciata, tutta... No? Con tutte le borse di Gucci, di Prada, eccetera, ed entra in questo hotel 5 stelle e c'è l'usciere che prende e sparisce dietro la porta, ne passa e manco lo vede. Noi dobbiamo essere meno di quello, essendo meno di quello apri veramente la porta a tutto quello che è possibile, quindi non andare a inficiare quello che l'intelligenza di queste frequenze può fare mettendoci del tuo. Di tuo ci puoi fare invece che puoi vivere nelle frequenze, puoi comprendere come vivere tutti i giorni. Anche per esempio alla fine del livello 1 si impara l'autossessione. Io onestamente me ne faccio molte poche perché vivo in continuazione in questo campo, vivo nella consapevolezza, ho tolto ormai dalla mia mente quello che è il pensiero duale, no? Ah, ho visto questo evento e per me è negativo. Ma se io avessi vissuto come negativo l'evento che mi ha portato ad avvicinarmi, un evento grave sicuramente, a queste frequenze, a queste informazioni, oggi non sarei qui davanti a voi e non farei quello che sto facendo, che ricollegandoci semplicemente a quello che è il discorso iniziale, è semplicemente darvi la consapevolezza che queste cose esistono, questa cosa è un'interazione e non c'è nulla di paranormale, ma è del tutto normale, tutti lo possiamo fare e quindi non dobbiamo fare la dama del 1600 che quando accendo la luce pensa che io sia il demonio, dobbiamo prendere consapevolezza di quello che è il nostro reale potenziale. Prendendo consapevolezza di quello che è il nostro reale potenziale, possiamo tranquillamente ricevere tutto ciò che è già nostro ad un determinato livello. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie di cuore, per qualsiasi domanda mi potete chiamare.